One Podcast. Il cambiamento climatico è la più grande minaccia per la salute globale del XXI secolo. A scrivere questa frase è stata la rivista scientifica Lancet. Frasi come questa fanno arrabbiare tantissimo una fetta della popolazione, tra chi dice non è così, non è vero, non tutta la comunità scientifica è d'accordo, e chi invece dice basta con le brutte notizie, parlate d'altro, riferendosi ai giornali. Non credere a cosa la scienza dice è un fenomeno relativamente recente. Tom Nichols, che è un importante politologo e saggista statunitense, ci ha pure scritto un libro che si intitola La conoscenza e i suoi nemici. Ve ne ho parlato, credo, qui a Ma perché qualche mese fa. Secondo Nichols, l'uomo contemporaneo ha smesso di credere agli esperti per due principali motivi. Il primo, che sembra in parte una contraddizione, dice che, dato che noi oggi studiamo un pochino di più, quel poco di più che sappiamo ci rende sicuri al punto da mettere in discussione gli esperti in una singola cosa. Esempio, ti laurei in giurisprudenza, sostieni un paio di esami di economia e pensi di poter mettere in discussione l'esposizione di un economista. Il secondo motivo è invece più antico e risiede in un fenomeno che accompagna appunto l'essere umano, direi quasi da sempre. Meno sai, più pensi di sapere, al punto da mettere in discussione la voce di un esperto. È il famoso effetto Dunning-Kruger, ne abbiamo parlato anche qui diverse volte. Il cambiamento climatico è terreno fertile per questo tipo di persone, messo costantemente in discussione, e per cui una certa parte della popolazione non intende mettere in discussione le proprie abitudini, tra queste ad esempio quelle legate alla dieta. Eppure è sempre più chiaro che dovremmo mangiare meno carne. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Tema divisivo anche questo, perché nel macro insieme del cambiamento climatico si trovano tanti piccoli insiemi, cioè quello legato all'energia, quello al consumo di suolo e risorse, quello all'inquinamento atmosferico. Insiemi che però si intersecano, che comunicano tra loro. Ragionare tenendo conto del contesto è però fondamentale. Non possiamo parlare di consumo energetico senza tenere conto appunto del cambiamento climatico e viceversa. La dieta è uno di questi piccoli insiemi che dovremmo imparare a considerare, ma che dovremmo anche essere in grado di inserire in un contesto appunto più largo. Il cibo però, lo sappiamo, è identità. In Italia soprattutto lo sappiamo benissimo. Dire alle persone come dovrebbero mangiare genera solitamente conflitto o addirittura scatena proprio rabbia. Ho sempre mangiato così, chi sei tu per dirmi come devo farlo adesso? Ecco, in risposta però a chi la pensa così, bisognerebbe provare ad essere razionali, insomma, a portare dati perché una persona possa capire che non è un attacco, nessuno vuole portare via niente a nessuno, ma è semplicemente una constatazione. I dati ci dicono che forse dovremmo provare a mangiare un po' meno di carne. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Giulia Innocenzi, giornalista e autrice del documentario Food for Profit. Questa è la risposta che mi ha mandato. Dobbiamo provare a mangiare meno carne per tanti motivi. Prima di tutto, quello che tocca a me personalmente è come trattiamo gli animali. Per questo consumo eccessivo di carne, oggi gli italiani mangiano circa 80 kg di carne a testa, come la media europea. Noi dobbiamo chiudere questi animali all'interno di allevamenti intensivi, perché non ci sarebbe lo spazio per tutti gli animali per farli pascolare. E nel chiuderli all'interno di questi capannoni, nei recinti o nelle gabbie costringiamo gli animali a vivere una vita d'inferno, e quello che poi viene fuori da questi animali non è un prodotto di qualità, non è l'eccellenza del Made in Italy come ci raccontano, è un prodotto di basso livello, un prodotto di massa che deriva appunto da questi luoghi insalubri fatti di sofferenza. Ma ci sono tantissimi altri motivi, per esempio quello ambientale. Sappiamo che gli allevamenti intensivi costituiscono oggi il 14,5% di tutte le emissioni di gas serra. Questo significa che gli allevamenti inquinano di più di tutta l'industria dei trasporti, aerei compresi. E già se riducessimo il consumo di carne, riusciremmo a ridurre le emissioni di gas serra e quindi a cercare nel nostro piccolo di fermare il cambiamento climatico. E gli allevamenti inquinano tantissimo l'acqua, non solo la consumano, ma la inquinano a causa delle feci, delle urine di questi animali, che sono ricche di nitrati
nitrati che finiscono nelle acque e causano un fenomeno che si chiama eutrofizzazione, che provoca la proliferazione appunto di alghe e la mancanza di ossigeno nell'acqua e quindi l'uccisione dei pesci in mare, una cosa che è avvenuta per esempio anche in Spagna in una piccola laguna che affaccia sul mar Mediterraneo che si chiama Mar Menore, che ha ucciso milioni di pesci e che raccontiamo appunto in Food for Profit. E pensiamo anche che 2/3 dei terreni coltivati oggi in Europa sono destinati a colture per gli animali rinchiusi negli allevamenti. E quindi se noi ci liberassimo di questi animali potremmo liberare a loro volta questi terreni, di cui una parte servirebbe per la nostra alimentazione, quindi per coltivare legumi, cereali direttamente per noi, e il resto dei terreni li potremmo liberare e destinare per esempio alla riforestazione. Ma c'è un altro motivo fra i tanti per cui bisogna ridurre assolutamente il consumo di carne, è che dagli allevamenti intensivi potrebbe nascere una futura pandemia. Oggi gli scienziati sono in allerta per l'influenza aviaria, che è nata negli anni 90 in un allevamento di anatre in Cina, si è diffusa in tutto il mondo, nel 2022 in Europa ha fatto più di 100 milioni di morti fra polli e galline in tutta Europa, e adesso l'influenza aviaria ha colpito gli allevamenti di bovini negli Stati Uniti. Significa che si sta avvicinando sempre di più all'uomo attraverso il fatto appunto che adesso ha colpito dei mammiferi e ha già ucciso delle persone, fortunatamente solo in maniera sporadica e qui e lì in giro per il mondo. Qualora invece gli umani dovessero cominciare a contagiarsi fra di loro con l'influenza aviaria, ecco, quello sarebbe l'inizio di un incubo. Noi dobbiamo fermare la proliferazione di questi allevamenti intensivi, dobbiamo cominciare a chiudere una parte di questi allevamenti, lo possiamo fare soltanto a partire dai nostri consumi. La forchetta, ha detto qualcuno, è il nostro parlamento quotidiano, non dobbiamo aspettare che siano i politici a decidere per noi, possiamo essere noi ad attuare già il cambiamento tutti i giorni, 3 volte al giorno. Grazie a Giulia Innocenzi. Insomma, i motivi per mangiare meno carne ci sono tutti quanti. Una cosa però la aggiungo: è chiaro che scaricare poi sul singolo individuo la responsabilità di ciò che sta accadendo al nostro pianeta è forse una scelta sbagliata, nel senso che è sicuramente vero che tutti quanti dovremmo mangiare un pochino meno di carne, ma è altrettanto vero che è questo sistema economico che rende il mondo sempre meno vivibile, questo sistema produttivo che costringe le persone a sentirsi in colpa per ciò che fanno, ma il sistema di per sé non cambia mai, e quindi io sicuramente posso contribuire tantissimo con le mie singole scelte nel tentativo di rendere il mondo un posto migliore, ma deve cambiare il modello produttivo, quello è fondamentale. Modello produttivo poi vuol dire capitalismo. Il capitalismo è una cosa che a volte funziona bene, ma molto spesso funziona veramente male. Se ti piace Ma Perché, mi raccomando, premi sul tasto segui e premi anche sulla campanellina, azioni che non costano niente, ma che per noi fanno una grande differenza. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi, vi auguro un buon weekend e noi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao! Ma Perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.